Sono Federica, lavoro in qualità di ingegnere presso l'Ufficio Progettazione e Supporto Operativo Armamento dal maggio 2018. In azienda mi occupo della progettazione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria sull'armamento tranviario metropolitano, quindi in sostanza sui binari, tutto ciò che sostiene l'infrastruttura su cui viaggiano il tram e le metro. E in particolare la progettazione prevede l'analisi delle condizioni al contorno e della località in cui si andrà a fare l'intervento, la redazione di tavole tecniche, la valutazione economica del progetto e infine la valutazione e la progettazione del cantiere di dove si andrà ad operare. Allora, un aneddoto, posso raccontare la visita notturna alla linea metropolitana che ho svolto appunto con una squadra di tecnici che dovevano verificare l'operato di alcune squadre che lavoravano in notturna in metropolitana. È stato molto interessante perché mentre la città dormiva ho scoperto che in metropolitana c'era un mondo attivo che si doveva preparare, doveva correre per permettere la riapertura della linea. Lavoro sì in un ambiente prettamente maschile, però sono in un ambiente maschile fin dai tempi dell'università perché svolgendo il corso di ingegneria è sempre stato così e questo credo che mi abbia permesso di formarmi senza far caso a questa distinzione, perché ritengo che comunque le qualità più importanti siano le capacità e l'attitudine di ciascuno indipendentemente dal resto. E infatti anche con i miei capi non mi sono mai trovata in difficoltà o non ci sono mai stati pregiudizi. I rapporti sono ottimi anche con gli altri colleghi e credo che comunque se dovessi incontrare pregiudizi cercherei di farli passare con le mie capacità. Ritengo che lavorare in ATM sia gratificante perché il lavoro di ciascuno di noi, ogni pezzettino del nostro lavoro è importante come in un'orchestra per garantire l'opera finale, cioè per garantire alla città di Milano di essere sempre in movimento. Infatti penso che il trasporto pubblico venga spesso dimenticato, però ha un ruolo fondamentale per garantire il benessere dei cittadini all'interno di una città.